direi dai, vedete questa Dimitria, sedizia affiancata da grazie. Delino e Sfouard Sé, poi c'è Clissà e Timothy T è passato in penultima posizione avendo scavalcato Kasdar e portandosi all'inizio della salita all'esterno di Dark di schiena ad Axius. Sempre bene davanti Dimitria, Bellino e Sfouard Sé, Clissà. Poi ancora Donà che resiste in quinta posizione, poi Echileo, c'è un cavallo distanziato, è Albatros che rappresenta il trotto svizzero ma contava poco, è in vantaggio Bellino nei confronti di Dimitria che comunque non molla la corda, mentre fuori viene sempre forte Fakir di Didier che ha scavalcato Clissà e lo stesso Donà, con Timothy T ancora in terz'ultima posizione, in difficoltà all'attacco della curva finale, dove è terz'ultimo. Bellino adesso macinato Dimitria, è al comando nei confronti di Espoard Sé, in fuori è Fakir di Vie che sbaglia, uscendo di scena bruscamente, danneggiando un po' altri concorrenti, mentre i cavalli stanno per entrare sulla dirittura d'arrivo. Al comando nettamente Bellino 2, inseguito da Sfouard Sé, poi Clissà e Guileau, si avvicina ai primi anche Timothy T, che è ancora a testo, ma accenna andatura un po' difficoltosa. Viene fuori Catalina, che è seconda davanti a Sfouard Sé e Guileau, Timothy T quinto, Clissà, Dark, Donà, Kasdar, Dimitria, Assius e Fakir di Didier, che ha rotto quando al gomito della curva finale sembrava in condizione eccellente.